nuove Kawasaki Z650 e Ninja 650 2023. Non una rivoluzione, ma un'evoluzione studiata per rendere questi modelli più sicuri. Questo perché la più grande novità introdotta su queste moto è il KRTC, ovvero il Kawasaki Traction Control. Controllo di trazione che è settabile su due livelli, con il primo che agisce in maniera più libera e il secondo in maniera più conservativa, ma può anche essere disattivato. Controllo di trazione che, oltre all'ABS, è anche l'unico dispositivo elettronico presente a bordo. Qui non c'è l'acceleratore ride-by-wire, non c'è il quick shifter, non ci sono mappe che cambiano il carattere del motore, quindi l'elettronica di bordo è davvero ridotta al minimo essenziale. C'è però una bellissima strumentazione TFT a colori con connettività per lo smartphone e come altra novità su questi modelli 2023 arrivano i fari full LED, sia anteriore al posteriore ma anche gli indicatori di direzione e nuove grafiche, sia per le sovrastrutture ma anche per il telaio e per i cerchi. Resta invariata la base tecnica, in comune fra i due modelli. A spingere le moto ritroviamo quindi l'apprezzato bicilindrico parallelo di 649 cm3, in grado di erogare una potenza massima di 68 cavalli e con un picco di coppia di 64 Nm per metro. Propulsore che è incastonato in un telaio a traliccio in acciaio, abbinato a una forcella di tipo tradizionale con steli da 41 mm non regolabile e un monoammortizzatore posteriore regolabile nel precarico. I cerchi sono da 17 e montano pneumatici 160/60 al posteriore e 120/70 all'anteriore. L'impianto frenante si avvale di un doppio disco anteriore a margherita da 300 mm, stretto da pinze assiali a due pistoncini, mentre al posteriore troviamo un disco singolo da 220 mm con pinza a un pistoncino. Per entrambe le moto il serbatoio è da 15 litri e la sella si trova a 790 mm dal suolo. Oltre all'estetica, l'unica differenza tecnica fra due modelli è il manubrio. Più alto e da naked sulla Z650, leggermente più basso e più angolato invece sulla sportiva stradale. Il peso della moto è di 188 kg in ordine di marcia per la Z, che aumentano a 193 kg per la Ninja 650, questo per via delle sovrastrutture e del telaietto anteriore che ne fa aumentare leggermente il peso. Ora, dopo aver visto come sono fatte le moto, noi ci mettiamo il casco e andiamo a provarle. Voi mettetevi comodi che vi diciamo come vanno. La prima cosa che apprezziamo su entrambe è la qualità costruttiva. Le plastiche sembrano di ottima fattura, con una bella vernice nera metallizzata ad impreziosire il tutto e alcune soluzioni eleganti, come la cover che nasconde il serbatoio del liquido dei freni posteriore, entrambe le leve al manubrio regolabili e il display TFT a colori con connessione Bluetooth. La frizione è molto modulabile e progressiva e anche il cambio ci è piaciuto molto, con la corsa della leva non troppo lunga e innesti precisi. Il motore è un mix tra i muscoli di un 4 cilindri e il carattere di un bicilindrico. È un motore appagante, che brilla più per coppia che per allungo. I suoi punti forti sono la spinta ai medi regimi e l'elasticità. Grazie a queste caratteristiche ci si può dimenticare l'uso del cambio e godersi le moto trotterellando in terza marcia. Il tutto con un occhio di riguardo ai consumi. Al termine del nostro test di circa 180 km, in cui non ci siamo di certo trattenuti col gas, il computer di bordo segnava 20 km al litro, dato che, abbinato al serbatoio di 15 litri, offre dunque un'autonomia di circa 300 km. Le vibrazioni sono davvero limitate e si avvertono su manubrio e sella solo gli alti regimi, sopra i 7000 giri al minuto. Chiudiamo il capitolo motore con un appunto sul traction control. Il livello 2 è molto invasivo e quando entra in funzione taglia in maniera piuttosto invasiva l'erogazione. Meno stringente e più sportivo è il livello 1, il cui intervento è molto più soft. Da fermi, entrambe le moto sono molto leggere e grazie anche ai fianchi stretti si tocca terra senza alcun problema. Questi aspetti le rendono facili da manovrare quasi quanto una bicicletta. Sulla Z650 il manubrio è stretto e avanzato al giusto e la posizione di guida è leggermente caricata sui polsi, ma non tanto da stancare le braccia.
Le gambe sono piuttosto piegate a causa dell'altezza della sella, che di per sé è comoda ma non così ampia e questo fa sentire un po' infossati. In ogni caso è disponibile una sella più alta che alza la seduta di 3 cm. La Z650 si propone come una moto super amichevole. In città si districa nel traffico senza problemi e offre un buon comfort, complici anche le sospensioni abbastanza soffici. Fuori dal caos cittadino, quando iniziano le curve, la discesa in piega è rapida ma mai brusca e sul veloce la moto si dimostra sempre precisa. Convincono le sospensioni, con la forcella tarata sul morbido che affonda al giusto per inserirsi bene in curva. Solo quando le si chiede di più guidando al limite, la Z650 avrebbe bisogno di maggior sostegno, soprattutto da parte della forcella. La fase soffice dell'escursione delle sospensioni è però quella iniziale, poi entrambe offrono un buon sostegno. Stando entro i limiti del buon senso, la Z650 guizza agile nei cambi di direzione e sui curvoni veloci pennella traiettorie precise e pulite. Non deludono i freni. Il funzionamento dell'impianto anteriore è potente e di mordente ce n'è in avanzo, forse addirittura fin troppo reattiva alla reazione della leva, se si considera quale sarà l'utente finale di questa moto. Meno incisivo invece è quello posteriore, che ha bisogno di essere azionato con forza. Ottimo invece l'intervento dell'ABS, in linea con la tipologia di moto, è tarato più sul conservativo che sullo sportivo. La Ninja 650 è una sportiva comoda, con semimanubri alti e piuttosto aperti. Avendo la sella in comune con la Z, il discorso della posizione di guida è molto simile. Si viaggia un po' incassati, ma non scomodi, in una posizione per niente sacrificata a dispetto di quanto il suo look da sportiva pura faccia pensare. A livello di comfort, la posizioniamo a metà strada tra la Z e le Versys. Questo perché, nonostante la posizione caricata sull'anteriore e il busto un po' inclinato, la sella è la stessa della Naked, ma il cupolino e la carenatura aiutano nei trasferimenti più lunghi. Il busto e le spalle sono così riparati dal flusso dell'aria. Per quanto riguarda freni, sospensioni e motore, valgono gli stessi discorsi che abbiamo appena fatto per la Z. Riassumendo, la ciclistica non è da moto racing, ma abbinati a questa ci sono una frenata con un buon mordente e un motore giusto per iniziare a divertirsi. Il suo terreno naturale è la strada, non la pista, e lo si capisce fin da subito appena ci si mette in sella. Con la Ninja 650 in un misto stretto, vi dimenticherete in fretta di avere sotto il sedere 68 cavalli, iniziando a sorridere sotto il casco, raccordando in perfetta sintonia una curva dopo l'altra. Come al solito chiudiamo con il prezzo. Entrambi i modelli sono già disponibili con la Kawasaki Z650 2023 in vendita a 7.840 € chiavi in mano, mentre la Ninja 650 è in vendita a 8.740 € chiavi in mano. Se il video vi è piaciuto vi invitiamo a mettere un like qui sotto, voi continuate a seguirci qui su YouTube, sui nostri canali social e su motociclismo.it. Ci vediamo alla prossima!